detto proprio in maniera molto, molto chiara. Quindi questo è lo stesso obiettivo. Per quanto riguarda invece il discorso del nostro ente, credo che in quest'anno abbiamo dato prova, tutti voi avete dato prova di tenuta, perché siamo riusciti a fare tante cose. Nel 5.2 si è aperta la discarica che ha risolto per almeno 3-4 anni il discorso del problema dei rifiuti. Siamo riusciti a gestire la situazione adesso che è in divenire la situazione dell'Idrico, che è una situazione molto critica. C'è stata un'alluvione nel quale, se non c'era dentro provincia, ufficio strade e polizia provinciale, tutti quanti e il resto del personale, avrebbe avuto sicuramente delle conseguenze molto più gravi. I finanziari, i servizi finanziari hanno fatto miracoli, abbiamo chiuso un bilancio che è ancora su più di 10, perché abbiamo chiuso il preventivo, il consuntivo ancora da approvare, questo vedremo, stiamo aspettando ancora una risposta importante che dovrebbe arrivare, ci auguriamo di sì, e questo metterebbe in sicurezza dentro per quanto riguarda il consuntivo. Io sto dimenticando sicuramente qualcosa, perché è chiaro che ho citato le tre cose più importanti, ma diciamo c'è un'attività anche in tutti gli altri settori che è stata puntuale, precisa, e tenuto conto che abbiamo dimezzato le forze umane, è evidente che più di così non si poteva fare, anzi forse si è fatto qualcosa di più. L'appello mio era quello di dire cavalchiamo un cambiamento, c'era un cambiamento che andava in una direzione, adesso ce ne sarà un altro che andrà in un altro, non sappiamo ancora, nessuno sa in quale. Dobbiamo essere sempre pronti a cavalcare le novità, ad adeguarci, essere flessibili e tutti quanti, la parte politica leggera com'è, ma cerca di avere il suo minimo peso, e la parte dei dipendenti, che questi voi ci siete, rimanete, ci sarete, e quindi siete voi poi che dovete affrontare, diciamo, le varie situazioni. Non è semplice, lo capisco, ci sono tante voci, tante, diciamo così, cose che cambiano dal mattino alla sera, non è una cosa facile, proviamo ad adeguarci, a parlare tra di noi, a collaborare, fare squadra, lavorate insieme come state facendo, come avete imparato anche a fare meglio, perché questa è una cosa che devo evidenziare. Quindi un ringraziamento, vedo qua Anna, ma non è, c'era il dottor Perato, c'era la dottoressa Zanella, abbiamo, c'è anche il geologo, no, abbiamo tanti, non dimentico qualcuno, tanti ex dipendenti della provincia che continuano a darci una mano. Questo credo che sia un segnale importante, perché la mano la danno a me, indubbiamente gli altri amministratori, ma la danno a lei, che la danno a voi. Quindi questo vuol dire che questo ente, insomma, un qualcosa rappresenta ancora. E...